Alla ricerca di una vittoria per archiviare la pratica salvezza e divertire il pubblico giallorosso. Questo è l'obiettivo oggi della Fiorini Pesaro Rugby nella partita contro il Borsari Badia. Un ben trovati a tutti i telespettatori di Rossini TV da Matteo Diotalevi, oggi al Tecnobull Rugby Park, la quart'ultima partita di stagione. Con me al commento tecnico Davide Gatta. Buonasera a tutti. Partita estremamente interessante perché si finisce il campionato, sta andando verso la fine, entrambe le squadre hanno bisogno di punti, il Pesaro con una vittoria credo conquisti la matematica salvezza, Badia ultimo a 21 punti con il Valpolicella a 22, ha bisogno di punti per non finire nelle giostre dei play-out per la retrocessione. Sì, Pesaro vuole tornare alla vittoria che non trova da prima di Pasqua. C'è stata una lunga pausa, la squadra è praticamente al completo, solo Oretti di fatto è fuori perché è influenzato, ma tecnico Panzieri e Sandri hanno la miglior squadra da mettere in campo. Adesso subito Mariani all'impatto, subito un impatto duro per lui, speriamo non si sia fatto nulla, adesso Pesaro deve pulire, sicuramente ci sarà un calcio, non so se dalla base è così, un calcio molto alto di Boccarossa, corre la Rechart, purtroppo manca il pallone, poteva essere un'occasione ghiotta, non sì. Mi sembrava così ben organizzata la difesa. Assolutamente del Badia. No, Badia non era preparata a un calcio dal box così corto, probabilmente neanche la Rechart lo era, visto che ha ciccato il pallone, come si dice in altri sport. Esatto. L'arbitro subito ha fermato il gioco perché un contatto di un giocatore del Badia lo vede già sofferente il braccio alla spalla. E quindi cominciano le prime interruzioni, neanche il primo minuto di gioco, insomma. Pesaro che si presenta in campo con Azzolini estremo, De Angelis e la Rechart alle ali, come centri Sacchetto e Paletta, all'apertura Giobert, mediano di Mischia a Boccarossa, in terza linea Mariani come terza centro, Antonelli e Tontini come flanker, in seconda Caroli e Venturini e in prima linea Doncor, Fusco e Acerra. Vediamo adesso la prima touche della partita. Buono il lancio di Stevanin, buona la presa, Pesaro aveva provato a contrastare, adesso organizzano la maul. Sì, c'è stata un'ostruzione da parte del Badia in ricezione, non vista né dall'assistente né dall'arbitro. Badia che fa capire come vuole impostare questa partita, evidentemente. Questo drive continua da parecchio tempo, avanzano ancora. È un'avanzata molto lenta finché non crolla la maul e alla fine c'è il turnover addirittura. Ottimo sì. Per Pesaro, pallone ingiocabile, forse il Badia poteva provare a tirarla da fuori prima. Sì, no, ti viene da dire, fai tutta questa fatica per prenderti 10-15 metri e poi ti fai fregare in un turnover di questo tipo, insomma. Sì, anche perché comunque sono stati 10-15 metri presi in maniera molto faticosa perché non è stato sì. Un avanzamento rapido e veloce. Pesaro ha detto la certo. Sua e adesso sarà la prima mischia della partita con l'introduzione giallorossa. Arbitro che richiama tutti, fa rifare le prime linee. Sì, problemi di stabilità probabilmente dal lato opposto alla telecamera, noi qui non abbiamo visto, l'arbitro ha interrotto il gioco subito dopo l'introduzione, quindi evidentemente dall'altra parte qualcosa non ha funzionato. Fra l'altro oggi al Toti Patrignani giornata caldissima, o meglio in tutta Pesaro giornata caldissima, esatto, solo qui. Direi attorno ai 30 gradi, infatti se vedete la tribunetta di fronte a noi che solitamente è piena, oggi è vuota non perché non ci sia gente ma perché i tifosi e gli spettatori hanno preferito la tribuna all'ombra rispetto al solarium che è lato Parco Scarpellini, infatti qualcuno dei tifosi che è di là è già senza maglietta proprio per
prepararsi alla migliore abbronzatura estiva. Nel frattempo la mischia ha avuto una sua evoluzione dal punto di vista della disciplina, perché è stato fischiato un fallo al Badia, che effettivamente non ha retto la spinta del Pesaro, finendo anche per crollare, insomma. Esatto, e quindi primo calcio di punizione della partita, buon avanzamento per la Pesaro Rugby, che per la prima volta si affaccia nella metà campo di rugby avversaria. Adesso vediamo che giocata sceglierà di lanciare. Diciamo, è una Pesaro Rugby più che mai determinata a portare a casa l'intera posta in palio. Diciamo, problemi coi palloni, da zero a troppi, preferiscono il pallone più nuovo, quindi con il grip migliore, al lancio Fusco, lancio sull'ultimo blocco, peccato che perda il pallone, non riesce a conquistarlo Tontini, e quindi subito il Badia a portarlo a casa. Speriamo. Le rimesse laterali sono state un po' un problema in tutta la stagione per Pesaro, e vediamo cosa succederà in questa partita, insomma. Sì, non ha mai particolarmente brillato in touche Pesaro, intanto palla persa all'indietro, quindi si continua a giocare, e adesso sì, il Borsari che prova ad armare i suoi tre quarti. Pesaro fa buona guardia e soprattutto c'è il primo in avanti della partita del Badia, e quindi si torna con una mischia a favore di Pesaro. E anche un altro infortunio, problema da quello che vediamo, un giocatore del Badia coinvolto nel breakdown precedente che non si alza e quindi chiede l'intervento dei sanitari. I giocatori in campo ne approfittano per abbeverarsi, ci sta con questo caldo, anche se almeno forse sulla nostra torretta ogni tanto qualche refolo di vento ci allieta l'esperienza, diciamo così. Un Badia che si è fatto coinvolgere ancor più di quanto non fosse durante il girone di andata nella lotta salvezza, si è fatto rimontare e superare dal Valpolicella, che dopo non aver colto nessuna vittoria nel girone d'andata ha rivisto la squadra in maniera importante e ha trovato l'assetto giusto per provare a centrare la salvezza diretta. E Badia che al momento è il principale candidato ai play-out, proprio perché ricopre quell'ultimo posto in classifica. Anche se almeno personalmente non so quali sono le prossime sfide del Badia, però insomma si è infilato in un cul-de-sac, ecco, in una situazione poco comoda. Diciamo che Pesaro, se non altro, indipendentemente da come andrà questa partita, ha fatto vedere di poterci stare benissimo in questo girone, praticamente tutto Veneto, ha detto la sua in tante partite, ha portato a casa anche diverse vittorie in trasferta, adesso non le rimane che cercare di terminare il campionato nel modo migliore possibile. Sì, Pesaro ha pagato inizio campionato un po' questa sudditanza psicologica, forse anche immotivata nei confronti del girone Veneto, l'esperienza dei cugini, li possiamo chiamare così, del Romagna dell'anno scorso, che per varie vicissitudini amministrative si sono trovati a giocare nel girone Veneto e poi essere retrocessi, ha sicuramente minato un po' la fiducia in Ifele nei propri mezzi da parte dei giocatori. All'arrivo della prima vittoria la squadra si è sicuramente sciolta, ha maturato la consapevolezza di poter si confrontare con quello che viene definito il top level del rugby in Italia. Del resto, insomma, non è di certo un mistero che il Veneto è la regione a più alta densità sia di effettivi che di qualità, forse più di qualità che del numero di tesserati del rugby in Italia. Vediamo come evolverà questa seconda mischia, anche questa a favore del Pesaro. Ricordiamo fra l'altro che Pesaro si è presentata questa stagione con una squadra fortemente rinnovata, quindi ha dovuto ritrovare tutti gli automatismi e i meccanismi di squadra. Adesso Azzolini a provare il contrattacco, c'è il sostegno, l'arbitro ha subito fischiato il tenuto, non so se forse poteva dare un secondo in più, aveva provato a portare il sostegno Sacchetto, non è riuscito
non è riuscito però ad assistere, quindi primo calcio di punizione in favore del Badia. Sì, a vedersi sembra più un ingresso laterale quello sanzionato dall'arbitro che un tenuto. Vabbè, questa è stata la decisione, vediamo. Indubbiamente il problema è stato che Azzolini, quando è andato a contatto, non aveva un sostegno che lo potesse aiutare. Sì, di certo la partita non è decollata, ancora estremamente lenta. Poche azioni pregevoli e alla fine adesso ancora un in avanti del Badia e quindi ennesima mischia in favore di Pesaro. Pesaro deve riuscire a giocare un po' più in velocità, dare più ritmo al gioco, anche prima forse Azzolini poteva armare l'ala che aveva al suo fianco per poi riportare a sua volta il sostegno, invece ha deciso di andare a contatto ed e poi Pesaro ha perso la palla. Adesso vediamo come ripartirà con questa mischia, di fatto Pesaro è dentro i suoi 22, è facile immaginare che ci sarà un calcio di allontanamento da parte di Gioberto. Sì, è indubbiamente una partita ancora contratta, l'abbiamo detto all'inizio, entrambe le squadre hanno necessità di non perdere, diciamo così, quindi... Davvero bella questa mischia, se fossero riusciti a tenerla dentro probabilmente sarebbe arrivato un calcio in favore di Pesaro. Alla fin fine non è così e si riprende con una touche in favore del Badia. Sì, è andato tutto bene al Badia in questa mischia, viene da dire. Hanno perso spinta, ingaggio, possesso e si trovano il lancio in rimessa laterale, tutto sommato attorno ai 30 metri. Poteva finire meglio, ecco. Stevanina al lancio, alla rubata. Fine però è Pesaro a conquistarla, adesso Pesaro la deve tenere in mano, un passaggio senza guardare il compagno nel mezzo, alla fine Pesaro riesce a mantenerla, ma non so, non è con questi passaggi che si riesce a dare un ritmo e una continuità di gioco favorevole per i giallorossi. Fatto sta che Pesaro continua a mantenere il pallone in mano, fatica un po' nel sostegno, in rack dovrebbe riuscire a pulire prima il pallone e a metterlo a disposizione dei compagni. Deve assolutamente giocare sulla velocità Pesaro, questa è buona. E adesso c'è l'intercetto di Tontini che corre dritto in meta, ma l'arbitro non si sa che cosa richiama probabilmente un fuorigioco, non lo so. Sì, effettivamente niente da fare, l'arbitro Sacchetto richiama le squadre da fuorigioco a Pesaro e quindi si riprenderà con un calcio di punizione per il Badia che va per i pali. Sì, è stato evidentemente un problema di linea nel breakdown, anzi allargo probabilmente del breakdown. Questo Badia va per i pali dice lunga sulla tensione della partita. Onestamente fatico a capire questo fuorigioco, visto che comunque era una penander. Probabilmente è stato nel breakdown precedente, un giocatore di Pesaro rientrando, non è rientrato e si è schierato senza essersi rimesso in gioco, ma non fuori. Intanto calcio da posizione più che favorevole per il Badia, non fosse per il vento contro. Sì, molto lieve, molto leggero. Sulla piazzola il numero 10 Gardinale che non c'entra i pali, buon per Pesaro, si riprende quindi dai 22 dei giallorossi, 0-0 al Tecnobull Rugby Park, punteggio che non si muove. Dopo una decina di minuti siamo ancora qua. E adesso Pesaro deve riuscire ad entrare nella metà campo del Badia e provare a fare il suo gioco. Sì, il problema del Pesaro sembra proprio questo, quello di riuscire a mantenere il possesso, costruire il gioco, eccessivamente preoccupato della pressione che gli può mettere il Badia, che abbiamo visto non essere così, per carità, mai dire mai, ma non essere così pericoloso, ecco. Quindi un po' più
di volontà di giocare da parte del Pesaro sicuramente non farebbe male, insomma. Buono Boccarossa sotto il pallone, bravo lui a cercare la linea del vantaggio, non c'è il sostegno da parte dei compagni. Pesaro è un po' pigra in merito al sostegno, aveva fatto una buona cosa a Boccarossa, invece adesso nuovamente sì, tutto da rifare perché Pesaro si ritrova dentro i suoi 22, quindi davvero deve ripartire da casa sua. Davvero un peccato, però è il problema di questo primo tempo per i giallorossi. Adesso deve salire Pesaro, deve riuscire a portare pressione al Badia, che cerca spazi al largo ma effettivamente fatica a trovarne. Pesaro fa buona guardia e adesso soprattutto c'è un tenuto e quindi un calcio di punizione in favore di Pesaro. Adesso l'arbitro va a richiamare il capitano Antonelli. È già la seconda volta che l'arbitro parla con i giocatori di Pesaro quando fischia un calcio di punizione a loro favore. È una coincidenza abbastanza strana e anomala, di solito succede il contrario, ma evidentemente ci deve essere stata qualche parola di troppo in campo che l'arbitro ha voluto subito chiarire di non voler accettare. È una supposizione, noi siamo qua all'ombra in tribuna e di più non possiamo sapere. Arbitro Sacchetto di Rovigo, quindi viene proprio dalla patria del rugby, da una delle patrie del rugby italiano. E adesso ci sarà una interessante occasione. Touche per sì. I giallorossi. Vediamo se il problema che si è presentato prima, praticamente alla stessa altezza del campo ma dall'altra parte, si può considerare occasionale, quindi risolto, e consentire a Pesaro di Pesaro conquista il lancio e può costruire subito l'attacco. E Mariani ad andare a contatto, a mettere a terra il primo avversario. Adesso Pesaro che prova a distendersi sull'out di destra, lo fa bene con De Angelis che mette la palla a disposizione, questa volta riesce a dare ritmo a Pesaro. Adesso prova a distendersi sull'out di sinistra, buono Sacchetto per Paletta, riescono a mantenere l'ovale. Adesso prende subito Acerra che mette a disposizione dei compagni, si rallenta un po' il gioco. Adesso Boccarossa per Fusco, alla fine Doncor a macinare metri, ad andare a terra, mette a terra la palla a disposizione dei compagni e questa volta è buonissimo il buco di Tontini innescato da Gioberto che va a marcare la prima meta di giornata. Davvero bella questa azione, bravo Gioberto a servire nello stretto Tontini, bravo lui a far fuori il diretto avversario, scartare anche l'ultimo uomo che aveva davanti e andare a segnare in meta. Sì, questo è il gioco che deve fare Pesaro, che avremmo voluto vedere sin da subito. Speriamo che si sia sbloccata la squadra e abbia fiducia nei suoi mezzi, perché questo è quello che deve fare. Insomma, l'inizio della partita ha lasciato proprio intuire che questo deve essere l'esito. Badia non riesce a mettere eccessiva pressione fisica a Pesaro, che non deve farsi irretire nella guerra di collisioni, ma deve muovere i suoi tre quarti, che abbiamo visto in tutto il campionato essere sicuramente di qualità. E questo è il gioco che deve fare la Pesaro Rugby, per farlo ci vuole il pallone in mano, non a caso è riuscita a farlo la prima volta che ha vinto una touche, prima di allora ha avuto solo mischie di fatto nella sua metà campo e quindi ha rispedito il pallone lontano. Speriamo che riesca a prendere sempre più coraggio e a giocare stabilmente nella metà campo avversaria. Intanto la prima meta di partita è arrivata, la prima trasformazione pure, quindi 7-0 per la Fiorini Pesaro Rugby contro il Borsari Badia. Fin qui tutto bene, vediamo questa meta segnerà mentalmente le due squadre, nel senso se indurrà fiducia al Pesaro e magari... Intanto l'arbitro si esibisce in uno splendido calcio di liberazione per restituire il pallone alla panchina. Evidentemente deve aver avuto un trascorso da giocatore. Adesso Gardinale al
calcio di rinvio e adesso sì, una pessima palla persa in avanti da Caroli, per fortuna di Pesaro, l'arbitro fischia lì in avanti paradossalmente perché addirittura Pesaro si era fermato e lì in realtà c'era, sì, si no, continuava a giocare. Borsia, se avesse preso la palla, sarebbe potuto andare dritto in meta. Ma hanno fatto bene a fermarsi i giocatori che erano davanti a Caroli perché sarebbero stati in fuorigioco e quindi sarebbe stato un calcio di punizione contro Pesaro. Gli altri invece avrebbero dovuto cercare di comunque prenderlo il pallone. Forse lo stesso Caroli era nelle condizioni di farlo. Il tempo si ferma ancora, c'è un problema. Un giocatore del Pesaro a terra, no, mi pare di vedere. Un giocatore del Badia, mi sembrava si fosse un attimo accasciato, ma temo per il tanto caldo che patiscono i giocatori in campo. Adesso si è rialzato, per fortuna nulla per lui. Partita decisamente spezzettata, adesso vediamo se Pesaro riuscirà a mettere in crisi la mischia del Badia come ha fatto nelle prime tre occasioni. È una mischia è delicata. Introduzione comunque, Badia però. Appunto, introduzione Badia dentro i 22 pesaresi. Vediamo Pedrini che ha introdotto, Pesaro che spinge bene, riesce forse a recuperarla, no, alla fine l'arbitro fischia un calcio di punizione per Pesaro, la mischia del Badia non riesce a frenare la potenza di quella pesarese, mischia del Badia che probabilmente conta anche qualche chilo in più di quella giallorossa, sì, ma evidentemente Pesaro è più precisa nell'ingaggio e ha dalla sua qualche arma in più. Ma qui il problema era di natura tecnica, si vedeva la legatura del pilone destro del Badia, non era supportato né dalla seconda né dal flanker e come c'è stato l'ingaggio Acerra ha vinto la sfida diretta tra i piloni e da lì è cominciato il problema della mischia Badia. Vediamo Fusco al lancio, Acerra gli suggerisce e gli dice quella che sarà la chiamata da fare. Scelgono l'ultimo blocco, questa volta va tutto bene, Pesaro che arma Sacchetto che va a contatto, va oltre la linea del vantaggio, il placcatore non rotola ma va tutto bene, si continua a giocare, adesso è Azzolini ad andare via sull'out di destra, non serve la sua ala ma buona per Pesaro, alla fine purtroppo invece c'è il tenuto da parte di Azzolini, manca più volte il sostegno, continua a mancare. No, e qui il problema non è un tenuto, è l'intervento del sostegno che va a pulire, estremamente fiscale qui l'arbitro perché il giocatore del Pesaro in sostegno da Azzolini lavorava per sventare una minaccia, quindi il comportamento era a mio avviso accettabile, ma l'arbitro era lì, era più vicino, ha deciso di sanzionare il giocatore del Pesaro e adesso si piglia un'ottima rimessa laterale sul calcio di punizione Badia con un calcio di insomma, più di 50 metri. Esatto, grandissimo calcio del Badia. In una situazione davvero critica Pesaro perché avranno una touche sui 5 metri e da lì abbiamo visto quella che è l'arma del Badia, vale a dire la Moll, sicuramente proveranno a impostarla, Pesaro dovrà fare di tutto per contrastarla, Pesaro non salta nemmeno, provano subito a contrastare la Moll del Badia, Moll che in questo momento è rispedita indietro, l'arbitro però non chiama nemmeno uno stop. Adesso è crollata, quindi si giocherà, Pesaro deve fare buona guardia lì vicino alla RAC. Da qua è difficile riuscire a capire effettivamente che cosa sta succedendo. Sono comunque vicinissimi alla linea di meta. Sì, sì, sono a un metro dalla linea di meta, lì la differenza la fa un placcaggio, sì. Pesaro deve dare tutto, questa è guerra di trincea praticamente, non bisogna fare
avanzare il Badia. Badia che continua a giocare ovviamente vicino alla rack, neanche gli passa per l'anticamera del cervello di aprire questo pallone, nonostante ci siano i tre quarti pronti e schierati. Continuano a giocare lì vicino alla rack, ancora e ancora Pesaro continua a placcare, sta facendo buona guardia, vediamo quale sarà la scelta. Cambiano il lato, adesso vanno a sinistra, è un momento complesso, lì bisogna dare tutto vicino alla rack. Adesso cambiano, vanno di nuovo a destra, non riescono a superare ancora la linea di metra. Buffo che ci sono tutti i giocatori fermi a braccia aperte come se aspettassero un fischio da parte dell'arbitro, noi da qua non riusciamo a vedere assolutamente nulla. E alla fine c'è un vantaggio per il Badia, difficile da qua dire perché ci sia un vantaggio. Vediamo l'arbitro che cosa segnalerà. Ha segnalato l'uso delle mani della rack, però noi da qua non abbiamo assolutamente possibilità di neanche di esprimere un'opinione. Purtroppo no, vediamo che cosa sceglieranno di fare, se andare in touch, giocare velocemente, andare per i pali. Fossi loro andrei per i pali per accorciare il punteggio, invece decidono, sembra che giocare alla mano lì vicino. Alla mano lì vicino. E adesso di fatto si gioca all'autoscontro, proveranno a sfondare, vediamo con quale giocatore, probabilmente col numero 8 Chimera, niente da fare, vediamo se Pesaro riesce. Adesso giocano a largo, l'arbitro non dà in avanti, un po' di fortuna, fatto sta che alla fine riescono a segnare la prima meta della partita con il centro Masiero, e quindi al momento 7-5 per la Fiorini Pesaro Rugby. Arbitro, non era davanti, diciamo la verità, 9 volte su 10 l'arbitro lì un avanti lo fischia, non è andata così per Pesaro. Il sospetto da qua, il dubbio, anzi il dubbio c'è. Ci mancherebbe altro, anche perché è arrivato un passaggio che non ha preso direttamente, ma che per sua fortuna è riuscito a toccare, e quindi la palla è arrivata in mano al centro del Badia, che poi è stato bravo a fintare di andare sull'esterno e poi a tornare all'interno, ha preso in controtempo i giocatori pesaresi ed è riuscito a schiacciare in meta. Adesso al centro Gardinale, prima aveva trovato una grandissima touche, prima ancora aveva fallito una facile trasformazione, questa volta invece la trasformazione la centra e quindi riporta il punteggio in parità. Tutto da rifare per Pesaro, che comunque ha fatto ben poco in questo primo tempo, al di là dell'azione di meta, bisogna dirlo. Sì, va detto che entrambe le squadre hanno fatto tutto sommato poco. Ha giocato un po' di più il Badia perché ha avuto di più il possesso del pallone. Questo è quello che deve mettere a posto Pesaro. Abbiamo detto prima, il primo possesso di qualità ha prodotto 7 punti e quella è la via da seguire. Adesso si riprende con il calcio di Joubert. Calcio alto ma non troppo profondo, alla fine lo conquista il Badia, per me c'era un in avanti visto che l'aveva toccato il numero 4 Carbaio, l'arbitro non è dello stesso parere. Pesaro adesso deve fare buona guardia lì e tenere la pressione per riconquistare il pallone, visto che adesso molto probabilmente lo calcerà il Badia nella metà campo di Pesaro, un up and under che rimane molto vicino, però alla fine è il Badia a riconquistarlo. Pesaro che neanche prova ad andare a caccia della palla, sembra che qualche giocatore di Pesaro sia già cotto per il caldo. Adesso palla lunga, Joubert chiamato all'ennesimo calcio. Bravo. Alla fine è un bel calcio. Sì, nella situazione che si era venuta a creare, sicuramente trova un bel calcio Joubert, rimane nella propria metà campo il Badia, forse era uscita un po' più avanti, ma non è questo il punto, qualche metro in questo punto del campo non, sicuramente non incide. È molto più problematico la difficoltà di possesso di qualità da parte del Pesaro.
Cesaro deve aumentare senza dubbio l'aggressività. Purtroppo non c'è stata, questa è una push completamente storta, incredibile che l'arbitro non l'abbia vista. Adesso c'è lì in avanti e la palla quindi è del Pesaro, si riprenderà con una mischia in favore di giallo rosso. Abbiamo partita estremamente rotta, partita che non decolla. Il punteggio che si è rimesso in parità sicuramente non aiuta lo spettacolo, va detto. No, lo spettacolo non c'è, ma al di là del punteggio non ci sono azioni una dietro l'altra, continuate, quindi effettivamente al momento in questo primo tempo non abbiamo visto una partita da ricordare. Adesso Boccarossa porta fuori l'ovale, visto che è adesso l'ennesimo, addirittura perde la palla e neanche riesce a mettere a terra il diretto avversario, e adesso il Badia va a segnare la meta del vantaggio. Incredibile l'errore, incredibile anche blackout, quello che è successo poi. Pesaro si è completamente spenta, Boccarossa bisogna dirlo in questo caso si è completamente spento, e adesso Pesaro si ritrova sotto nel punteggio. È una Pesaro Rugby che deve capire come entrare in partita, perché assolutamente sì, il problema è quello. È lo stesso errore che abbiamo visto fare prima dentro i 22, solo che qui è stato pagato molto, ma molto più caro. È inutile rimanere sulle decisioni arbitrali non condivise precedenti, se questo è l'esito, insomma. Body language di Pesaro lascia pensare che il problema è proprio lì. È proprio mentale, l'approccio. Sì, ci vorrebbe qualcuno che accendesse un po' la partita, che desse la svolta. Veramente si tratta di aggressività e voglia di combattere in campo, che in questo momento sì, è un po' assente, o meglio, come dicevi tu, il body language a noi dice questo da fuori dal campo, poi per noi ovviamente è tutto più facile rispetto, certo, a chi è lì dentro. Sicuramente magari le motivazioni del Badia possono anche essere superiori, però altrettanto è vero che Pesaro gioca in casa, lo deve a se stessa, lo deve al suo pubblico di rialzare la testa e fare la sua partita, perché abbiamo visto che non gli manca nulla per riuscire a giocare da protagonista questa partita. Adesso assolutamente arriva... sì, anche perché il Badia non ha dimostrato di essere questo avversario incontenibile, ma molto di più una squadra scaltra e che ha approfittato delle circostanze che sono consistite nel continuo possesso che Pesaro gli ha lasciato. Calcio di ripresa di Jobert, pallone molto alto, riconquista il 25 il pallone. Questo è un fallo stupido commesso da Venturini, senza alcun motivo, crolla dall'altra parte del raggruppamento. Diciamo che l'ha provato questo calcio forse perché sì, aveva il vantaggio, se no un calcio è un'idea inguardabile, diciamo la verità. Certo, ma purtroppo ancora più inguardabile è stato il gesto di Venturini, che ha anche andato dall'altra parte in maniera totalmente immotivata, insomma. Adesso altra touche per il Badia. Pesaro deve rialzare la testa, deve riuscire a provare a mettere in difficoltà questo Badia. Mi aspetto una girandola di cambi fra il primo e il secondo tempo, visto che ci sono alcuni giocatori di Pesaro che letteralmente pascolano per il campo, forse non ne hanno più, forse è troppo caldo. Fatto sta che è caldo per una e l'altra squadra. Esattamente. Adesso c'era una touche storta, il guardaline non dice niente e l'arbitro neanche l'ha vista la touche in quel momento. Adesso addirittura viene sollevata la seconda linea del Badia, palla portata avanti da Chimera comunque.
l'arbitro, diciamo, che ha un occhio di riguardo, sembra, in questo primo tempo per il Badia. Pesaro d'altronde non ci mette la cattiveria e alla fine viene fuori questa partita. Pesaro deve fare buona guardia lì vicino, adesso va sta faticando a contenere questa ondata del Badia che guadagna metri. Buono Paletta nel placaggio ed è bravissimo Venturini a guadagnare il pallone e adesso la riconquista il numero 26, ma l'arbitro in questo caso deve dare calcio di punizione, che è quello che fa a Pesaro, visto il lavoro che fa il centro masiero del Badia, sì. Badia. Partita che si sta, sembra anche un po' innervosendo per la piega che sta prendendo, si vedono giocatori a mio avviso non completamente concentrati su quello che devono fare. È che Pesaro forse non si immaginava di trovarsi sotto così nel primo tempo, probabilmente non ci arriva a livello di ossigeno sicuramente da parte di qualche giocatore, quando non arrivi con l'ossigeno poi inizi anche a perdere le tue certezze. Adesso vediamo un po' la touche di Pesaro, speriamo che questa volta riuscirà a portare a casa il pallone. Fusco al lancio, vediamo quale sarà la scelta di Pesaro, se sull'ultimo, sul primo blocco, va sul blocco centrale con Antonelli. C'è un fuorigioco enorme del numero uno del Badia, tollerato, passa dall'altra parte del raggruppamento, ha rimesso la finita. E Antonelli ad andare a contatto, fa metri avanti. C'è buona guardia da parte buona dei giocatori l'idea. Pesaresi. Adesso Astolini chiede praticamente l'impossibile, diciamocelo, sì, certo. A Doncor. Se Doncor riusciva a fare questa azione, probabilmente l'avrebbero subito preso in una categoria superiore a quella di Pesaro. Era una palla data troppo assolutamente non se forte, non se l'aspettava. No look dopo una finta. Pesaro per uscire da questo momento ha bisogno di certezza, ha bisogno di giocare semplice. Ha bisogno di provare a dare continuità al suo gioco, che è quella che non ha mai dato in questo primo tempo. Servono meno giocate spettacolari e più concretezza. Sì, l'idea di venire da questa parte del campo era buona perché c'era un sovrannumero, ma andava gestita assolutamente meglio il possesso che si era mantenuto. E vediamo se questa mischia può essere un momento in cui Pesaro si ritrova. Nelle mischie precedenti aveva dimostrato di essere più forte e dominante del Badia. Pedrini all'introduzione. Pesaro spinge, addirittura ruota la mischia. L'arbitro non fischia nulla, alla fine fischia il calcio di punizione in favore di Pesaro. Vediamo che cosa deciderà di fare Pesaro da qua, se andare in touche o andare per i pali. Se non fischi il tempo ci fanno male. Pesaro va in touche, quindi pallone nelle mani e nei piedi di Jobert. Una touche discreta, sì, lancio sui 22 praticamente. Lancio sui 22. Se non altro sono nell'ombra, questo è, potrebbe essere un momento di motivazione ulteriore per i giocatori. Adesso al lancio Fusco. Mischia, cioè lancio su Antonelli, crolla la Mol, Pesaro deve giocare. Palla per Sacchetto che arma Jobert, che decide di cambiare zona del campo. È lui che fa lo slalom
ma alla fine si fa portare fuori, doveva andare a contatto prima, è un peccato perché la tuscia adesso sarà del Borsari, aveva avuto l'intuizione giusta, però non se l'è sentita di scaricare il pallone alla era fine. Coperto il sostegno più vicino, tutto sommato in questa, in questa situazione di gioco rotto il Badia era riuscito a mettere su una rete difensiva efficace. Col senno di poi il buon Joubert poteva cercare di andare a terra per mantenere il possesso, ma anche lì il sostegno non era così sicuro. Pesaro deve portare subito pressione, facile immaginare ci sarà un calcio del Badia. Vediamo, deve fare buona guardia lì. Infatti arriva il calcio, un calcio neanche troppo profondo, ma sufficiente per mandare il pallone nel recinto del campo vicino. E più o meno siamo nella stessa situazione di prima, e con una rimessa a favore del Pesaro, un paio di metri di distanza, qui un paio di metri fuori dai 22, prima erano un passo dentro i 22, sempre nell'ombra, insomma vediamo che cosa riesce a tirare fuori Pesaro da questa situazione. Vanno sull'ultimo blocco, palla per Antonelli, e lui che prova a cercare il buco, faticano a metterlo a terra, entra dentro i 22, adesso Pesaro può fare il suo gioco con i tre quarti e Paletta a provare ad armare dentro il compagno, Boccarossa che riapre per Joubert, che per De Angelis, palla ancora in gioco nelle mani di Pesaro, che riesce comunque a mantenere l'ovale, Boccarossa che va a contatto, deve riuscire ad andare a terra e mettere a disposizione l'ovale dei compagni, ancora palla giallorossa, aprono per Joubert, adesso per Sacchetto, e sulla sinistra c'è spazio per Tontini, che riesce ad andare a segnare la seconda meta di Pesaro. Poteva molto servire la Rezzarte, però è andata bene così. Sì, è un Tontini molto motivato, che nel gioco aperto si fa vedere sempre, ma questa è una sua caratteristica, sa bene che deve ancora crescere probabilmente nel placcaggio, essendo una terza linea, ma siamo sicuri che abbia tutte le qualità per riuscire a crescere, diventare un miglior giocatore ancora rispetto a quello che è oggi. Sì, è praticamente la terza segnatura personale, anche se la prima è stata annullata, stoppata, quindi effettivamente però, effettivamente negli annali al momento è la seconda. Lo so, però per noi, nel nostro cuore, come si dice in queste situazioni. E adesso Joubert al calcio. Pesaro che praticamente è entrata due volte nei 22 avversari, due volte ha fatto meta. Speriamo che riesca a farsi qualche domanda in più e a trovare il bandolo della matassa in questo fine primo tempo durante l'intervallo. Adesso bravissimo Joubert a trovare la trasformazione e quindi a portare la Fiorini Pesaro Rugby in parità 14-14 contro il Borsari Badia. Sì, ho visto anche una buona reazione da parte di Joubert, che ha costruito parecchio per questa marcatura nel gioco che ha portato appunto alla segnatura di Tontini, e speriamo che anche questo possa essere una leva su cui Pesaro possa contare. Vedo in intanto campo... sì, c'è stato un cambio, è entrato Villarosa al posto di Mariani, quindi un cambio ancora prima della fine del primo tempo, forse Mariani ha preso un colpo, adesso è Tontini a conquistare l'ovale, ad andare direttamente all'impatto, prova qualche finta, nessuno cade effettivamente. Quello che alla dicevi sua tu finta prima, e adesso non ci aspettiamo da una terza linea le finte, ci aspettiamo che porti avanti il pallone, vinca l'impatto e vinca la sfida fisica. Quello che ha fatto il suo corrispettivo avversario in questa situazione. Adesso è il Borsari dentro la metà campo pesarese, prova a giocare vicino alla rack, Pesaro fa buona guardia. Vediamo se il Borsari accusa questa seconda segnatura pesarese o meno. Borsari che comunque fa quello che ha fatto finora, prova a costruire gioco.
con l'efficacia limitata, ma è quello che sta facendo e al momento... Infatti perdono l'ovale, palla per Assolini che prova subito un calcio lungo, entra dentro i 22, adesso è facile pensare che il Borsari andrà a calzare, invece il numero 25 Zulato va nel centro del campo, va lui a contatto e quindi chissà se non ci sarà adesso un calcio dalla base, no. Palla per il pilone sinistro Berto, ma la guardia pesarese è alta e quindi riescono subito a fermare la sua iniziativa e adesso invece c'è il calcio dalla base. Pesaro che riesce a recuperare l'ovale, servono De Angelis, bravo lui a guadagnare e a prendere il pallone, se l'avesse perso sarebbe stata quasi una sicura meta del Borsari. Adesso Pesaro però sembra riuscire a mantenere l'ovale, Villarosa che chiama Doncor vicino a sé, serve una nuova rack da cui partire e alla fine c'è un calcio di punizione per il Borsari. In realtà da qui ho visto un Doncor che rotolava, non che gattonava, è difficile dirlo, l'arbitro era sì, di fianco. Situazione sicuramente di difficile interpretazione dal nostro punto di vista, e sicuramente l'arbitro era più vicino, ha visto un extra roll di Doncor, ma questo è l'ultimo probabilmente momento di gioco della partita, visto anche l'ora. È vero che ci sono stati diversi stop, ma siamo attorno al 45esimo minuto, noi non abbiamo mai fermato il cronometro assieme all'arbitro. Adesso abbiamo un calcio da parte del Badia, il primo è stato ciccato, come hai detto tu, vediamo questo. Posizione più o meno analoga, mi pare. Sì, un po' più vicina a questa, sempre centrale. Gardinale sul pallone. Questa volta sembra centrare i pali, così è. E quindi il primo tempo si conclude con il Badia in vantaggio per 17-14 sulla Fiorina Fiorini Pesaro Rugby. Linea alla pubblicità. Tutto pronto al Toti Patrignani per il secondo tempo di Fiorini Pesaro Rugby Borsari Badia. Badia che guida con 3 punti di vantaggio sui giallorossi. Adesso calcio di ripresa alto e profondo da parte di Jobert, ben preso dal numero 3 Magro, un cognome tutto un dire per un pilone, ma tant'è, adesso questo Pesaro deve rincorrere il pallone. Astorini finalmente riesce ad abbrancarlo e adesso è suo il calcio in touche, quindi si riprenderà con una touche del Badia dentro la metà campo pesarese. Proprio sui 10 metri il lancio nella... che Badia prende tantissimo tempo prima di organizzarsi a lanciare, eccetera. Che possiamo dire in questo tempo che passa che nella tribuna opposta il pubblico è diminuito. Beh, d'altronde a Pesaro è un caldo estivo, oggi effettivamente è una giornata da mare. Adesso lancio in touche per il Badia, Badia che si mette in posizione di Mol, Pesaro non la contrasta, non capisco l'arbitro perché non fischi, fatto sta che alla fine si forma la rack e alla fine Pesaro, no, la palla rimane nelle mani del Badia, buon placcaggio di Pesaro e adesso c'è l'in avanti del Badia e quindi si riprenderà con una mischia per Pesaro. Pesaro che ha effettuato sicuramente cambi in prima linea perché ci sono Leva, Badone e Santino, quindi ha cambiato tutta la prima linea il tecnico della mischia Sandri in questa fine di primo tempo. Servivano energie,
fresche, d'altronde avevano lavorato tanto i primi tre uomini, anche bene, assolutamente, forse gli mancava un po' di ossigeno nel finale del primo tempo, quindi adesso spazio alle seconde linee che erano in panchina, ma c'era comunque della grande qualità. L'arbitro non la manda a dire, fischia subito un calcio di punizione in favore del Badia. Sì, va bene, così una scelta, non si è capito, non è riuscito a ingaggiare bene, sì, Santino sulla destra, l'arbitro non ne ha voluto sapere, ha subito fischiato un calcio di punizione in favore dei biancocelesti. Adesso una touche dentro i 22 di Pesaro, giallorossi che devono fare buona guardia e stare subito davvero attenti. Badia che ha fatto davvero molti pochi cambi in questo intervallo. Vedo il numero 26, non so. No, il numero 26 era già entrato durante il primo tempo, probabilmente c'era stato un infortunio di cui non ce ne eravamo accorti. Adesso si forma la mall, Pesaro sembra tenerla bene, l'arbitro non chiama mai uno stop e soprattutto Pesaro riconquista l'ovale. Grandissima prova della mischia giallorossa con Jobert che rispedisce la palla indietro di diversi metri, quindi si riprenderà con una touche da parte per il Badia, però Pesaro ha davvero fermato nel migliore dei modi le intenzioni del Badia. Sì, anche se resta il problema del Pesaro che lascia il pallino in mano al Badia, abbiamo detto tutto il primo tempo che è ciò che Pesaro non deve fare e quindi deve provare a cambiare qualcosa. È altrettanto vero che è difficile venire fuori da dentro i propri 22, adesso Pesaro invece conquista la touche, di fatto ruba la rimessa laterale, bene così, e Pesaro adesso può provare a fare il suo gioco, vediamo se riesce a mantenere l'ovale o vorrà calciare via la palla, palla per Jobert, sì, è un calzone dei suoi, Pesaro deve salire, portare pressione. Conquista bene l'ovale l'estremo del Badia e adesso era stato bravo Villarosa ad andare a caccia dell'ovale, l'arbitro non fischia il tenuto, quindi è il Badia che continua a giocare e adesso c'era quasi di nuovo un intercetto da parte di Pesaro, però palla persa indietro, quindi rimane nelle mani dei giallorossi. Adesso Pesaro che prova a distendersi sull'out di sinistra, adesso è la Rezzarte che corre, trova davvero un ottimo vantaggio, non ci sarà mai un sostegno per lui, ma soprattutto sta resistendo però alle cariche degli avversari, grandissima azione per la Rezzarte, davvero sì, anche perché Pesaro continua a mantenere l'ovale, Immanuel va dentro con Venturini servito da Caroli, ma l'arbitro ferma il gioco, non si è capito cosa sia successo e va a confrontarsi con il suo guardaline, il suo compaesano di Rovigo. È strano da capire cosa può chiedere all'assistente dall'altra parte del campo. No, era lì. Scelta inspiegabile, davvero allucinante quello che si vede. Guardaline protagonista di questa partita, praticamente è già la seconda meta che riesce ad annullare. Guardaline Panin di Rovigo, evidentemente molto vicino alla squadra del Badia. Viene segnalato un in avanti da parte del, cioè l'in avanti è da parte del Badia perché la mischia è a favore di Pesaro e non capisco il motivo per cui una situazione di chiaro vantaggio per il Pesaro viene
tornati indietro per dare una mischia nella propria metà campo, quando Pesaro sullo sviluppo del gioco ha segnato una meta. No, ma questa è una decisione che ha dell'incredibile. Palla nelle mani di Pesaro, quindi in avanti del Badia, non si dà il vantaggio ma si ritorna sul punto precedente. Incredibile. Pesaro deve mantenere maggiormente la calma allora rispetto a quello che faccio io qui in tribuna, sicuramente. Pesaro non manca nulla per mettere sotto il Badia, era stata una grande azione in primis di Larre Ciarte e adesso addirittura l'arbitro richiama le prime linee. Proprio Santino prima gli aveva fischiato un calcio contro, vediamo che cosa succederà. Sì, strano, questa volta il pilone rifiuta l'ingaggio e si fa ripetere. Inserisce, c'è un fallo clamoroso del pilone sinistro che sta tirando assolutamente giù. Sta tirando giù Santino, che però resiste. Grandissimo Santino, è più forte fisicamente, è Pesaro che prova a distendersi sul lato di sinistra, la Recharte fa un'altra magia praticamente. Pesaro riesce a mantenere l'ovale, non c'è nessuna in avanti, ci sono i fuorigiochi che l'arbitro non vede. Pesaro deve continuare a fare il suo gioco nella massima tranquillità. Adesso Armato leva al centro del campo, Pesaro prova a dare continuità al suo gioco, serve il sostegno dei compagni per Caroli, bravo De Angelis a portarlo subito. E adesso Pesaro prova a distendersi sull'auto, sì, al sovrannumero di sinistra, calcetto, Paletta raggiunge l'ovale, serve la Recharte sull'auto di sinistra, vediamo se riesce a rimanere in campo, continua a mantenere l'ovale, palla persa indietro, Pesaro continua a dare continuità al suo gioco e Sacchetto va a segnare la terza meta di giornata, questa volta in guardaline, non chiama l'arbitro, non può fare niente per fermare anche questa azione e arriva la terza meta di giornata della Pesaro Reggio. Ti stai riscaldando tantissimo, Matteo, e non solo per la temperatura climatica, effettivamente quello che abbiamo visto qui è stata una buona reazione da parte del Pesaro, che anche atleticamente è apparsa in questa situazione superiore a Badia. Il sostegno portato dai giocatori ha fatto vedere come c'erano praticamente solo giocatori del Pesaro vicini al pallone, con i giocatori del Badia che avevano già mollato prima. Bravo Jobert a trasformare, bravo prima la Recharte, bravo Sacchetto a farsi trovare in sostegno. Pesaro deve assolutamente rimanere concentrata sulla partita, non lasciarsi influenzare da quelle che possono sembrare decisioni che non vengono condivise. C'è un'altra girandola di cambi, intanto vediamo seconda e terza linea, vedo uscire Caroli e anche Antonelli, in campo sembrano entrare Jawari e Ruffini. Entrerà anche Dabalà per Boccarossa, speriamo che riescano ad alzare ancora il ritmo. Ci sono dei cambi anche nel Badia, vedi entrati 18, si approfitta della pausa per entrambe le squadre. La partita si è sicuramente riscaldata, anche il pubblico si fa sentire, calcio molto profondo, palla per Jobert. È un errore di Jobert che poteva aspettare che la palla arrivasse in area di meta e annullare, si sarebbe ripartiti con una mischia per Pesaro a centrocampo. Questo credo che sia l'esito della tensione agonistica che non gli ha consentito di fare la scelta più adeguata e più conveniente per lui in quel momento. Adesso sarà Tush in favore del Badia.
l'importanza di questa, diciamo così, scelta subottimale di Joubert è che lascia il pallone nuovamente nelle mani del Badia, che abbiamo visto essere ciò che Pesaro non deve fare. Pesaro pallone in mano è superiore, abbiamo, si è visto, ha sempre segnato, ha sempre portato punti, gioco. Buono il placcaggio, Badia che prova ad alzare, c'è un'ostruzione clamorosa ritmo, e soprattutto però c'è un bellissimo intercetto di De Angelis che dà a Pesaro modo di riguadagnare l'ovale. Adesso è Ruffini a forse suonare il meno la indicato. Carica, fatto sta che Pesaro fa buona guardia lì, lì secondo me c'era un tuffo in rack da parte della Badia, fatto sta che la palla rimane nelle mani dei Veneti. Pesaro deve fare buona guardia, non innervosirsi, anche perché non gli manca nulla per mettere sotto il Badia. Deve continuare a giocare e forse anche la scelta di non di calciare forse è stata avventata, c'era il sovrannumero, c'è questa ricerca della velocità da parte del Pesaro. E adesso ancora continua a calzare Joubert, forse potevano tenerla in mano quella palla. Questa è una 50-22, e come abbiamo visto questa scelte forse affrettate, forse il piano di gioco è quello di buttarla sulla velocità, ma questa volta non ha pagato. Sì, ma forse si è visto... Pesaro dovrebbe usare di più quando ha il sovrannumero dei propri giocatori, costruire, magari prendersi anche un punto d'incontro da cui ripartire, piuttosto che cercare nella velocità pura la soluzione di gioco. No, ma soprattutto si è visto che palla in mano Pesaro è superiore. È vero che era nella propria metà campo Pesaro, ma non era neanche dentro i suoi 22, quindi poteva provare a giocare, ma che vada, fai una rack e riparti con un calcio. Il possesso è uno dei principi fondamentali di questo gioco, devi avere il pallone e conquistare per averlo. Quando lo calci devi mettere in conto che ti liberi del pallone. Anche perché se ha un'arma questo Badia è la Moll, e quindi adesso Pesaro è riuscita a fermarla, deve fare buona guardia, sono a 5 metri dalla linea di meta, situazione pericolosa per Pesaro. Esattamente. È un Badia che ovviamente adesso gioca lì vicino la racca, Pesaro deve mettercela tutta per rispedire al mittente il Badia. Ancora sta riuscendo, vediamo se la aprono, no, sicuramente cercano di giocare ancora lì vicino alla rack, vanno a sinistra. Sì, adesso la aprono, provano. Badia fa questo gioco di percussioni, bussando, sperando che la porta gli venga aperta. Finora Pesaro sta resistendo. Ma sai, basta effettivamente in quel a quel punto trovare un attimo all'ultimo minuto, all'ultimo un pertugio e si arriva in area di meta. Adesso buono il placcaggio, vediamo se giocano veloci, aprono la palla, così fanno con il numero 26, bravo a trovare la terza meta di giornata per il Badia. Qui quello che dicevamo prima purtroppo si è avverato, bisogna tenerla in mano quel pallone, non calciarlo e dare a loro modo Pesaro di che giocare. Risolve i problemi del Badia anche con una certa generosità, senza essere sotto eccessiva pressione o con scelte obbligate, le decisioni tattiche prese dai giocatori del Pesaro hanno finito per premiare Badia, bisogna dirlo. Anche perché, insomma, abbiamo visto, questo fa il Badia. Sicuramente ha una competenza a giocare dei breakdown vicini alla linea di meta avversaria, gli va dato atto di essere pericoloso ed efficace in quella situazione di gioco. Starebbe a Pesaro evitare di creare le condizioni affinché si verifichi. Cardinale sul pallone, una posizione più che ottima per un destro come lui. Centro. Sì,
fine riesce a centrare i pali, quindi Badia che si riporta avanti per 24-21, tutto da rifare per la Fiorini Pesaro Rugby, ma d'altronde si sapeva la partita è ancora lunga e ovviamente ci sarà da lottare fino all'80esimo. Sì, soprattutto se Pesaro non cambia registro. C'è anche un altro cambio. C'è un cambio fra i centri, è entrato Dell'Acqua, non ho visto se sia uscito Sacchetto o Paletta. No, Richard è di fianco a... Quindi è uscito proprio. Sacchetto. Adesso a momenti Tontini riesce a conquistare questo calcio di avvio. Adesso Pesaro deve fare buona guardia. Vedi, quello che Pesaro non ha fatto, mantenere l'ovale, almeno inizialmente. Vediamo, magari adesso il Badia proverà un calcio. Esatto, è così. Totalmente fuori gioco questo numero 7 che parte, non si ferma. Però la palla è lunga, adesso la prende Astolini, sarà lui a calciare e diciamo che non trova proprio la miglior touche che poteva trovare. Così il Badia rimane nella metà campo pesarese. Adesso anche il vento gioca contro la Pesaro Rugby perché si è alzato in questo secondo tempo. Un po' più teso, sì, il vento è un po' contrario per il Pesaro, vento un po' più teso. Inspiegabile tutto questo tempo che si prende Badia prima delle rimesse laterali, insomma. Badia che se non altro in rimessa laterale è sempre stato piuttosto preciso, adesso riesce a guadagnare questa touche del Pesaro, poteva stare un po' più attenta probabilmente. Sì, perché non era una giocata, esatto, felice. Adesso però Pesaro riesce, mi sa, a riconquistare l'ovale, così è contro Rack, alla fin fine riesce a mantenerlo in Badia, per fortuna c'è lì in avanti del giocatore bianco-azzurro, si riprenderà con una mischia tutta giallo-rossa. Quello che stiamo dicendo da tanto tempo, questo Badia non è assolutamente irresistibile, commette errori anche gratuiti come questo e Pesaro dovrebbe fare decisamente meglio in questa situazione. Vediamo come andrà questa mischia, area del gioco dove nel primo tempo Pesaro si era dimostrata assolutamente superiore, ma che nel secondo tempo non riesce a confermare. Dopo la girandola dei cambi, forse ha un po' penalizzato, vediamo cosa succede. Fatica a tirarla fuori, bravo Jawari a portarla fuori, ad andare addirittura a contatto per poi metterla a disposizione dei compagni. Pesaro riesce comunque a portare il sostegno, si distende sull'out di sinistra, però alla fine c'è lì in avanti di Larrecciarte, quindi questa volta la mischia sarà in favore del Badia. L'idea di Jawari probabilmente era quella sin dall'inizio, il tempo che sembrava metterci a tirare fuori il pallone non era condizionato da una difficoltà, ma forse da una scelta di voler prendere, giocare e partire subito. Forse però l'iniziativa è stata individuale, perché a sostegno ci è andato il mediano, complicando un po' le cose nel punto di incontro successivo. Io non lo so, invece la mia sensazione è che effettivamente Pesaro faticasse a prendere l'abbrivio in mischia, quindi giustamente a quel punto l'ha tirata fuori lui. Tra l'altro era andato anche bene a contatto, perché aveva guadagnato diversi metri. In realtà alla fin fine Pesaro aveva sistemato tutto quanto, sì. Poi c'è stato l'in avanti finale. L'arbitro che lascia giocare una mischia in cui il pilone sinistro del Badia ha il ginocchio a terra, quando prima ha sanzionato Santino Franco per un problema. Adesso buono la Recharte a contatto, Pesaro mantiene l'ovale. Arbitro estremamente tollerante nei Venturini. Punti di incontro, si è visto l'ala del Badia tirare a terra il giocatore del Pesaro, un gesto vietato perché è pericoloso.
Adesso un calcio che concede una touche sui 22 al Badia. Pesaro fatica sempre a uscire dalla sua metà campo. E resta il fatto che Badia è sempre avanti di 3 punti. Eh sì, è una Pesaro Rugby costretta a rincorrere. Adesso vediamo che cosa decideranno di fare in touche i giocatori del Badia. Sempre estremamente lenti per riprendere il gioco da rimessa laterale il giocatore del Badia, all'arbitro va bene così. Buonissima la touche rubata con Venturini che salta sul primo blocco a contrastare. Mai lasciato dal numero 2. E adesso Pesaro fa un pasticcio clamoroso. Davvero un disastro, e la Badia va a segnare la quarta meta di giornata. Incredibile quello che è successo in questa azione, proprio Pesaro non c'è, non è in partita, e questo è quello che succede. Adesso Pesaro che si ritroverà probabilmente sotto di 10 punti visto che avrà una facile trasformazione l'apertura del Badia. Sta andando tutto male qua a Pesaro, decisioni arbitrali non convincenti e pessima reazione da parte dei giocatori che non riescono a trovare soluzione a un problema tutto sommato semplice, anche se magari è troppo facile da dire per noi qua, ma dovrebbe essere evidente anche per i giocatori in campo che il livello delle squadre in campo non è quello che sta esprimendo il punteggio. Ecco. Fatto sta che c'è una squadra che è con la testa più che in partita. Assolutamente sì. È una squadra Pesaro che invece fa una fatica clamorosa a rimanerci e a starci fino all'80esimo. Sta pagando caro ogni suo singolo errore. Non sbaglia invece il calciatore del Badia che, a parte il primo calcio probabilmente condizionato da un episodio scivolato, che non sta più sbagliando i tentativi per i pali. Serve la reazione pesarese, serve rialzare la testa. Servono due reazioni perché sono 10 punti di distacco. E serve riuscire a ricucire lo svantaggio. Pesaro praticamente ha finito anche i cambi, sì. Ha messo dentro tutta la sua panchina. Adesso Pesaro deve assolutamente crescere. E adesso lo fa innanzitutto guadagnando calcio di punizione oltre al pallone. Oltre al pallone, assolutamente, bravo Tontini. Adesso bravo Paletta ad armare il suo. Adesso De Angelis butta via il pallone, ma c'era il vantaggio precedente, quindi si ritornerà alla posizione buona sia per calciare fra i pali sia per andare in touche. Dovrebbe andare in rimessa laterale Pesaro, bisogno, un calcio non basta, è vero che è necessario, ma la posizione è anche molto angolata, costruire da una rimessa laterale è sicuramente più conveniente. Dovrebbe continuare a crederci Pesaro, la conquista del pallone dal calcio di ripresa del gioco da parte di Tontini dovrebbe essere quella molla a svegliare un po' tutti, e dobbiamo ammetterlo, Tontini sta facendo un partitone. Sì, Tontini ha grandi qualità e probabilmente anche ambizione di giocare in una categoria superiore. Ovviamente in una categoria superiore ci arrivi solo se hai tanta voglia di metterti in gioco, è quello che lui sta facendo. Pesaro alla fine riesce a mantenere questo pallone, sa di miracolo questa palla. Pesaro deve continuare a fare il suo gioco, palla per Santino, viene imbragato, non riescono a portarlo a terra i compagni però, e alla fine lui continua a guadagnare metri. Vediamo se Pesaro però riesce a mantenere l'ovale, e alla fine
l'arbitro mi sa che fischia. Tornato sul vantaggio, c'era un in avanti, un vantaggio per in avanti trovato dall'arbitro, non mi ha convinto tanto la liceità del comportamento del difensore del Badia, perché ha portato a terra Santino che era partito dal Mol e poi non l'ha mai lasciato. Insomma, era anche una posizione abbastanza centrale dei pali e magari lì un bel calcio semplice sarebbe stato. Si riparte con una mischia in favore di Pesaro. Momento delicato della partita, vediamo se riuscirà a vincere questa mischia o se dovrà tirar fuori la palla come prima Jawari. La mischia di Pesaro sembra avanzante, fatica un po' a tirarla fuori. Adesso Dabalà serve dell'acqua al centro, Jobert che tentenna un attimo, decide di non servire i suoi giocatori che erano schierati al largo. Va al centro e soprattutto c'è il calcio di punizione per Pesaro. Adesso era evidente l'infrazione del giocatore del Badia che non lascia il portatore del pallone una volta che lo mette a terra. Bene, questo potrebbe essere una buona evoluzione della partita. Pesaro si trova un calcio di punizione molto facile al centro dei pali e vediamo almeno la possibilità di accorciare le distanze. Sì, perché Pesaro è sotto di 10 punti, serve comunque un calcio per arrivare sotto break. Il calcio entra, quindi 3 punti per Pesaro che adesso è a una lunghezza di una meta trasformata, quindi sotto di 7 punti rispetto il Badia. Pesaro deve crederci perché non gli manca nulla per riuscire a impattare e addirittura a far suo il match. Ogni volta che è entrata nella metà campo avversaria ha creato problemi al Badia. Fatto sta adesso riprendere il pallone e magari cercare di mantenerle da subito il possesso. C'è un cambio da parte del Badia che peraltro molto probabilmente anche il Badia avrà terminato i cambi. Sono un po' sfuggite le sostituzioni della squadra rodigina, ma tant'è. Buona la presa di Ruffini, Pesaro deve mantenere l'ovale. Non avere fretta visto dove si trova e costruire gioco. Adesso è capitano Villarosa ad andare a contatto, a mettere la palla a disposizione dei suoi compagni. Prova la controrack il Badia. Pesaro che riesce a conquistare. Pesaro che riesce comunque a conquistare l'ovale, vanno decisamente alti nel placcaggio. Buono Franco nel contatto, ma lo sappiamo è una sua dote naturale, di ball carrier. Sì. Adesso Pesaro deve provare a impensierire questo Badia, viene sollevato Venturini, l'arbitro fa continuare a giocare, palla per Gioberto, adesso è lui che calza lungo, riesce però a rimanere in campo la palla, allora è l'estremo della Badia a calciare nuovamente. Adesso questa è un'ottima giocata, sempre Tontini a prendere il pallone, vediamo che cosa sceglierà di fare, mantiene l'ovale, va a terra, mette a disposizione dei compagni il pallone, ottima la sua azione. Adesso è Ruffini ad andare a contatto, serve il sostegno dei compagni. Pesaro che si distende sull'outro di sinistra con Villarosa, adesso la Rezzarte che libera i piedi, mantiene l'ovale, serve Jawari e lui sull'outro di sinistra deve mantenere l'ovale, alla fine viene portato fuori, ma ottima azione di Pesaro, è questo che Pesaro deve fare. Sì. Intanto è nella metà campo avversaria e lì deve rimanere, deve portare pressione al Badia Borsari. Sì, grande giocata di Tontini che però vedo ha pagato lo sforzo fatto, lo vedo giudicare. Non so se è un problema muscolare o proprio nel placcaggio ha subito un colpo grave. Il problema è dovuto al fatto che Pesaro ha anche effettuato tutte le sue sostituzioni, per cui
ma probabilmente ha subito una botta, adesso speriamo che si riprenda velocemente. Sì, anche i giocatori del Badia a terra, c'è stato un episodio di crampi, e giustamente prendersi tempo per bere fa bene a tutti in questo pomeriggio assolato e caldo in quel di Pesaro. È evidente come basta poco a Pesaro per rendersi pericolosa anche qui. Certamente non è una cosa facile quella che è stata fatta, grande prestazione atletica da parte di tutti i giocatori coinvolti, ma il macinato portato a casa è evidente, insomma, da un calcio ricevuto sotto pressione nell'area dei 22 si riparte con una rimessa laterale poco fuori dei 22 della squadra avversaria, seppur a favore del Badia. Insomma, la situazione è sicuramente favorevole a Pesaro. Vediamo che cosa succede. Buona la tuscia per il Badia. Alla fine c'è il calcio di punizione. Viene fischiato un fuorigioco incomprensibile ai giocatori del Pesaro che non hanno... In questa maniera l'arbitro aiuta non poco il Badia a venire fuori dalla sua metà campo. Vediamo adesso il calcio. Calcio poco dopo la metà campo. Ma il problema poi è anche di coerenza, vedi Matteo, in altre situazioni si è visto come insomma sono stati tollerati questi episodi, allora ci si aspetta uniformità di giudizio, cioè ci si aspetta coerenza, ci si aspetta che situazioni analoghe vengano arbitrate nello stesso modo, e sinceramente non lo abbiamo visto oggi, ecco. Riesce a conquistarla il Badia, questa palla alla fine viene messo a terra il giocatore avversario, quindi si riprende. Purtroppo Pesaro ha Tontini che zoppica vistosamente e rimane in campo. Vediamo che cosa succederà e che cosa la palla a Pesaro, la partita adesso. Sempre Santino, un altro combattente nato. Qui c'è il sovrannumero, vediamo se Pesaro riesce a superare, sfruttarlo. Forse va bene, però... fa bene De Angelis a rientrare, Pesaro deve mantenere il possesso, l'abbiamo detto per tutto il primo tempo, adesso è Ruffini ad andare a contatto, a guadagnare almeno un metro, adesso Jobert che serve Venturini, va a terra, provano a strappargli il pallone. Il giocatore 18 non può essere lì, non può essere lì. Il guardaline non fischia nulla, alla fine per fortuna c'è un fallo contro il Badia. Tardivo questo intervento, no, ma soprattutto doveva essere segnalato dal guardaline, magari gliel'ha segnalato nell'auricolare. È successo due metri davanti agli occhi dell'arbitro, non è necessario l'intervento dell'assistente, insomma. Pesaro adesso che deve suonare la carica e mettere e provare a mettere in difficoltà questo Badia, una buona touche praticamente sulla linea dei 22, un metro prima, quindi la posizione è ottimale, diciamo la verità. La posizione è buona, decisamente buona, è importante giocare con profitto questa rimessa laterale. Buona la touche portata a terra. Non può fare questo lavoro. Il fuorigioco non può essere fischiato, vedi quello che ti dicevo, solo da una parte. Questo è quanto parlavamo di coerenza arbitrale. Palla tenuta dentro, Badone è ottimo, viene ad andare a portare la palla da Balà per Santino. Fatica ad andare a terra, alla fine viene portato a terra. Pesaro deve giocare alla svelta quel pallone, perché poi è sempre lì, sì, la velocità del rack d'incontro del Badia. Pesaro deve dare continuità, tutto dipende dal suo mediano. Da Balà adesso Paletta prova a cercare il buco, non riesce, adesso è Leva, palla in mano. Pesaro adesso che prova ad andare per vie centrali, non riesce però a superare la linea del vantaggio. Da Balà a contatto, palla a disposizione dei suoi,
Azzolini che guida la sua squadra, palla per Santino Franco, per Paletta che prova a girare attorno al suo diretto avversario, ma viene portato a terra. C'è fortunatamente il sostegno dei compagni. Pesaro perde qualche metro, sì, tutto da rifare. Santino Franco questa volta serve Badone, ottimo l'offload. Pesaro continua a giocare, palla per Ruffini, serve il sostegno lì vicino, c'è continuità. Pesaro sull'out di destra, palla di De Angelis che serve decisamente, troppo forte Tontini, lì bastava una palletta per Tontini, Assolini. Un pallone davvero buttato via, buttato, azione buttata alle ortiche, scelta pessima di De Angelis, tant'è, si riparte con una touche del Borsari sui 5 metri. Pesaro deve mettere comunque pressione perché ha tutto il tempo per riuscire a segnare la marcatura che, se trasformata, poi gli darebbe il pareggio. L'arbitro opta per una mischia o ha concesso l'opzione? No, ok, infatti c'era l'opzione per il Badia, rimessa laterale o mischia, il Badia opta per la mischia prendendosi sempre un sacco di tempo. Pesaro deve mettere pressione lì e provare a vincere la touche. Vediamo se sceglierà di saltare sul primo blocco con Venturini. No, non è stato, non riesce a contrastare. Bisogna placare questo giocatore. Fatica addirittura a fare la guardia sulla, sul mediano. Adesso ci sarà un calcio di allontanamento. No, ancora giocano vicino alla rack, vogliono una piattaforma migliore. E adesso eccolo il calcio. Calcio che... palla che esce. Purtroppo esce anche dal campo, ci sarebbe stata la possibilità di una rimessa rapida. Davvero un bel calcio. Andiamo, Pesaro! Pesaro che dorme un po' in touche. Buona la touche. Pesaro che si distende sull'out di sinistra. Buono, buono l'impatto contro Azzolini, viene però rispedito indietro. Sì, buona la difesa del Badia in questo momento. Sì, Pesaro deve continuare. Però. Il Badia ha aumentato il voltaggio in difesa, effettivamente è sicuramente più performante rispetto al primo tempo. Adesso è Santino Franco a guadagnare altri metri, gioca d'astuzia. Adesso Azzolini. Pesaro prova a distendersi sull'out di sinistra, offload di De Angelis, palla nelle mani di Dell'Acqua. Pesaro deve riuscire a continuare a giocare, gioca un po' da ferma, quindi fatica a guadagnare metri. Altra palla per, adesso c'è il vantaggio per Pesaro. Questa è una buona giocata. Palla sulla sinistra, vediamo se arrivasse prima la Recharte. No, non arriva prima. E Pesaro dovrà, si torna sul punto del vantaggio, non poteva darlo acquisito laggiù in fondo il vantaggio, sì, perché effettivamente sarebbe convenuto a una rimessa Pesaro laterale da quel punto lì, indubbiamente sarebbe stato più, insomma, sicuramente vantaggioso l'esito del gioco. Insomma, una rimessa laterale sui 10 metri è quello che può sperare di ottenere Pesaro da questo calcio di punizione, anche perché per i pali non sarebbe andato di sicuro, non c'è alcuna convenienza per Pesaro andare a giocare per i pali. Altro cambio per il Badia. Sembra tardiva. Intanto questa... esce il numero 13 del Badia, probabilmente per sangue, credo. Non so, visto che gli tamponavano il naso, probabilmente gli usciva sangue dal naso e sembra ed è entrato un po' tardiva questa un azione. Compagno, infatti. Sì. Questo. Questa furia del Pesaro, insomma. Ecco. Che quando è la fine
viene sbagliato il calcio da parte di... No. C'è stato un errore alla fine. C'è però... c'è un... succede di tutto, diciamo così, un problema sulla rimessa laterale, un calcio alla per fine protesta. Pesaro addirittura perde palla, perde la palla su un calcio battuto rapidamente. Io veramente non ho parole per una scelta del genere, anche perché siamo agli sgoccioli rispetto al tempo in questa partita. Adesso Pesaro ha buttato via un'occasione ghiottissima. Viene da dire che tra tutto poteva fare Pesaro, e la cosa che ha fatto è stata veramente la peggiore opzione possibile. Sì, probabilmente una mania di protagonismo in questo caso ha fatto svanire. Ho un'estrema fiducia nei propri mezzi. Adesso Pesaro porta a terra la Tusci, imposta la Moll. Avanza intanto, vediamo se riesce a guadagnare ulteriori metri. Adesso apre la palla con Boccarossa. Pesaro fatica un po', il placatore non rotola. Sì, la palla tarda ad uscire. Addirittura leva in posizione di mediano di Mischia per la seconda volta quasi. Dabalà deve dare continuità di gioco e velocità di gioco, perché così si fatica. Forse lì c'era anche un fuorigioco, l'arbitro se ne avvera. Segnala. Pesaro è veramente lentissima, è lentissima Pesaro. Sembra che qualche giocatore abbia davvero poca voglia di combattere. È in campo ma senza la giusta cattiveria e determinazione. Sì, anche perché ancora una volta i limiti dell'avversario sono evidenti. Non ha sicuramente delle capacità di riuscire a fare, a gestire le situazioni uno contro uno, non trovi lo spazio con estrema facilità, ma di fronte a un gioco un po' manovrato ha sempre mostrato di subire, ecco. E adesso una Mischia sui 5 metri. Sui 5 metri, vediamo. E si avvicina anche la fine, non abbiamo tenuto no, ma poi ci sono sotto state controllo l'orologio, pause, diverse interruzioni, ma insomma non mancherà tantissimo. No, non ho... se manca molto, mancano 5 minuti al termine della partita. Pesaro guadagna l'ovale. Buona azione questa di Pesaro, deve continuare, deve spingere. Stanno entrando tutti i giocatori del Pesaro a spingere. Mal drive, no, resta in piedi in qualche maniera. Adesso ma non viene riesce. Portato a terra, Pesaro deve organizzare la sua azione, Dabalà chiama i suoi, si riparte lì vicino alla RAC, parte Santino, non riesce però a fare i metri. Sulla chiusa c'è un sovrannumero enorme, Pesaro non si ne avvede. Pesaro è organizzata molto male in campo dopo che di fatto sono entrati tutti nella Moll, adesso deve inventarsi qualcosa, palla probabilmente per Ruffini, così è. Vediamo se riesce a guadagnare qualche metro. No, viene questo subito è quello che non deve messo fare Pesaro. A terra. Ha dimostrato competenza nella battaglia di trincea Badia. Sì. Anche se lo ha fatto in attacco prima, ma ha dimostrato che una competenza che ha. Adesso Pesaro prova a giocare lì vicino l'Arak. Fatica e non poco. Adesso addirittura lì in avanti, clamoroso di Badone. E la partita è finita. Il Badia che porta a casa la vittoria, Badia che si impone per 31 a 24, 5 punti in classifica per Badia, 1 per Pesaro. Dal Toti Patrignani è tutto. Ci rivedremo per l'ultima partita di campionato. Buonasera.